Questa sera sentirete un percorso che va dal cosiddetto jazz, che non sarà jazz filologico, dicevamo, anche a tutto quello che concerne l'improvvisazione che non sia prettamente jazzistica, ma che corrisponde, diciamo, in qualche modo a momenti di ricerca che vari compositori della musica hanno fatto durante il Novecento. Questa è un po' la presentazione per portarvi insieme a noi nei vari territori e nei vari quadri sonori che sentirete avvicendarsi. Va bene? Grazie a tutti per essere qui e buonasera. Thank you.
brano di presentazione mi faceva piacere, come dire, usarlo un po' come sigla. Adesso invece andiamo a suonare un brano che ho scritto qualche anno fa e che ho intitolato A Ovest di Eden. È un brano che guarda un po', o meglio, è dedicato, questo titolo, diciamo, guarda un po' gli ultimi della Terra, un po' come se fossero nati in quella parte di Eden un po' meno fortunato. E quindi ve lo facciamo ascoltare. Thank you.
specie di più contemporaneo, più astratto, meno diciamo formale, ed è un brano che ho composto io già diversi anni fa, ispirato a questo tipo di improvvisazione, che è quella invece più legata all'area diciamo contemporanea, non prettamente jazzistica. Il brano che eseguiremo si intitola Corale Casuale ed è un brano in cinque parti, in cinque sezioni, e sentirete delle cose che si vengono a creare in maniera estemporanea, quindi noi abbiamo dei parametri in qualche modo che ho condiviso con loro, che utilizzeremo, ma che di volta in volta possono, anzi devono cambiare, perché proprio lo spirito della musica che muta, che non è mai uguale, quindi che non è mai una musica che si ripete tutte le volte nella stessa forma, nello stesso contenuto. Ha un principio di base che loro ed io abbiamo imparato a conoscere, quindi ci capiremo, ma quello che succederà lo scopriremo tutti insieme adesso. Quindi, Corale Casuale, buon ascolto. Thank you.
Variegato è proprio per sottolineare un po' quello che vi dicevo prima, no? Il desiderio di far incontrare le musiche. Io in tutta la mia carriera musicale, che adesso comincia a essere più che ventennale, diciamo, per mia fortuna, ho avuto modo di assorbire tante tipologie di musica improvvisata, musica colta, musica sacra, musica antica. Ho avuto la fortuna di suonare con grandi compositori del Novecento, quale Luciano Berio, per esempio, ho fatto 4-5 produzioni con lui che dirigeva musica sua. Quindi io, a un certo punto della mia vita, da musicista classico poi mi ero in qualche modo interrogato, no? Cosa mi interessasse realmente dal punto di vista della, come dire, no? Dell'espressione musicale, che tipo di musicista sarei voluto diventare. E le risposte erano tante, quindi a un certo momento questa è stata forse la ragione principale per la quale poi mi sono in qualche modo tolto dall'orchestra dove ero stabile per intraprendere un viaggio in qualche modo più personale, con il desiderio soprattutto di fare incontrare le musiche, perché per me l'incontro nella vita in generale ha un grandissimo valore, perché dall'incontro nascono sicuramente cose importanti, magari sconosciute, magari non è detto che siano così importanti, ma sicuramente tra fare un incontro e non farlo è meglio farlo. Poi si può anche raccontare magari di un incontro così che ci ha lasciati normali, ma io credo invece che nella maggior parte dei casi l'incontro genera sempre delle belle storie. E così da quel giorno io ho sempre lavorato in questa direzione, mettendo grosso modo, fondamentalmente, tre generi insieme a far convivere, almeno nei miei progetti, diciamo, quelli dove posso lavorare in maniera, come si dice, più in maniera professionale, chiamiamola così. Ho sempre fatto in modo che il jazz, il rock e la musica classica contemporanea convivessero. E così cerco di fare anche poi a un livello un po' più amatoriale, come forse nel nostro di stasera, che poi alla fine, come potete sentire voi stessi, dopo una serie di incontri, noi stiamo lavorando da marzo,
fino a oggi, che finalmente è il risultato di quello che abbiamo preparato da condividere con voi. Comunque anche a livello più amatoriale si possono raggiungere dei livelli di condivisione attraverso il suono che non sono poi così male. Io credo che chi ha la fortuna di fare il professionista, chiaro, deve pensare solo a quello, ma la musica è di tutti, non ci dobbiamo dimenticare. La musica esiste prima dell'uomo, quindi l'uomo in qualche modo ha solo goduto, ha capito che era una cosa importante, che poteva in qualche modo farla diventare propria se ne avesse avuto la sensibilità, e che poteva vivere meglio attraverso la musica e con la musica. E io questo faccio, cerco di condividere con chi, diciamo, in qualche modo ha meno esperienza di me, le mie esperienze. Ovviamente per alcuni di loro è stato un lavoro importante, cioè anche impegnativo, perché per quanto io mi metta nei loro panni, ovviamente io sono sempre uno che fa questo dalla mattina alla sera, quindi per me sarà tutto sempre più facile e spontaneo. Ma io, siccome sono convinto che l'esempio sia il vero, come si dice, ingrediente magico del discorso, quindi mettendomi in gioco io per primo tutte le volte che dico a qualcuno, chiedo a qualcuno di fare qualcosa, non è un caso che io abbia iniziato da solo quando è partito il concerto, perché amo presentarmi non solo a parole ma soprattutto attraverso il suono, che è quello che forse mi racconta meglio. E quindi io cerco sempre di mettermi a livello degli altri, fare chiaramente con le mie conoscenze quello che poi in qualche modo possa invogliare loro a continuare questa sorta di discorso, e mi sembra che fino a qui abbia funzionato. Adesso andiamo a disturbare questo grandissimo compositore di cui vi parlavo, che è Gheorghe Ligeti, o Ligeti per i più, diciamo, esigenti. E ho preparato due frammentini, uno del primo movimento della musica ricercata e uno del secondo movimento. Partiamo con il primo e poi ci riaggiorniamo dopo. Va bene? Buon ascolto. Thank you.
viaggio con l'ultimo brano. Il titolo che ho dato a questo ultimo brano, sempre di mia composizione, torniamo alle mie, si intitola Sogni a fuoco. È un gioco di parole. Per chi in qualche modo vede frantumare un po' i propri sogni e per chi invece ce li ha ben a fuoco e li mette in qualche modo al di sopra di ogni cosa. E quindi ciascuno si riconosca dove meglio crede. Ma credo che in qualche modo sono due cose che appartengono un po' a tutti, no? Almeno in varie fasi della propria vita. Vi salutiamo con quest'ultimo brano, non prima di avervi in qualche modo ringraziati tutti, perché per me è sempre un grande piacere condividere musica con loro che sono stati i miei compagni di viaggio per circa 3 mesi, quindi a loro facciamo veramente adesso un bellissimo applauso. Ancora una volta l'associazione AIMA, che lavora appunto con lo scopo di mettere insieme queste bellissime iniziative. Salutiamo Tommaso, che è la casa che ci sta pensando sicuramente, era molto dispiaciuto non essere qui. Cristina che fa le sue veci. E quindi grazie a tutti per essere qui, perché senza di voi chiaramente la bella energia che si viene a creare, senza il pubblico ovviamente non può esistere niente. Noi siamo qui a lavorare per poi poter condividere in qualche modo con chi ha voglia di mettersi dall'altro lato ad emanare, anche se voi siete lì seduti, in realtà non è vero, perché voi avete un ruolo fondamentale, che è quello di emanare energie. E vi garantisco che nella mia esperienza, diciamo, almeno lo posso dire con certezza, che il pubblico spesso fa la grande differenza nei concerti. Quindi non è solo una presenza passiva o in qualche modo presenza e basta, ma è una presenza molto significativa. Quindi un applauso a voi che, nonostante il caldo, siete qui a supportarci. Grazie. Quest'ultimo brano ho preparato anche una piccola introduzione dove, volendo, i più temerari possono partecipare in questa sorta di call and response, un po' di antifonale, detta un po' così all'italiano. E quindi, se volete, adesso capirete di cosa si tratta. Potete partecipare. Thank you.
Thank you.
vorrei condividere anche le impressioni con l'assessore di questo municipio, Valeria Morgese, giusto? Perfetto. No, non vorrei. Mi piacerebbe. Dammi un piacere. No, io potrebbe essere molto musicale, quindi non possiamo tenere come bis. No, ci vuole il bis, quello vero. Va bene, dopo lo facciamo. No, io volevo veramente ringraziare, sono contenta, diciamo, questo auditorium è un auditorium sempre di più dedicato alla musica. E questo concerto di oggi è stato veramente bellissimo. Sono orgogliosa di aver ospitato Giovanni Falzone, che è uno dei maggiori al fatto che abbia voglia di fare musica anche con chi non è professionista. E allora, lei ha percepito il pubblico, io ho percepito quanto il piacere che hanno avuto questi musicisti, il piacere che ha avuto lei nell'offrirci questo concerto. Quindi davvero ancora grazie. Grazie a lei, grazie a tutti. Facciamo una versione corta. Vi facciamo riascoltare un pezzettino di A Ovest di Eden, va bene? Thank you.
sia se avete velleità, diciamo, di voler condividere suono, sia se avete amici a cui dirlo che vogliono fare o il pubblico o la parte suonante. In qualche modo, come avrete potuto capire, saremo tutti parte dello stesso gioco. Grazie a tutti. Grazie. E sostenete la musica. Grazie.